Trovato impiccato il padre accusato di violenza sulla figlia 14enne. Spagna, la procura chiede l'arresto di Puigdemont. Agrigento, maxi blitz con 56 arresti. Impiccato all'interno di una vecchia chiesa nel comune di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Così è stato trovato l'uomo di 53 anni accusato di aver violentato la figlia 14enne. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina grazie alla segnalazione di un passante. Il GIP del Tribunale di Cassino aveva deciso per l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare dopo la rivelazione shock della figlia in un tema scritto a scuola. La procura spagnola ha chiesto al giudice della Corte Suprema di attivare l'ordine di arresto per il leader catalano Puigdemont. La richiesta di attivazione riguarda unicamente le autorità della Danimarca, paese dove l'ex presidente della Generalitat catalana è arrivato questa mattina per prendere parte a un dibattito organizzato all'università. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno eseguito l'arresto di 56 tra boss e gregari dei mandamenti di Cosa Nostra Agrigentina. L'inchiesta ha disarticolato i mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca e ha colpito 16 famiglie mafiose. In carcere, tra gli altri, è finito Francesco Fragapane, figlio dello storico capo mafia di Santa Elisabetta Salvatore, da anni ergastolano al 41 bis. Si allarga la forbice tra i più ricchi e più poveri del mondo. L'82% dell'incremento di ricchezza netta registrato tra marzo 2016 e marzo 2017 è andato all'1% più ricco della popolazione globale, mentre a 3,7 miliardi di persone, che costituiscono la metà più povera del mondo, non è arrivato un solo centesimo. A rivelarlo è il nuovo rapporto di Oxfam, diffuso oggi alla vigilia del meeting annuale del Forum Economico Mondiale di Davos. Questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul nostro sito adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci.